Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Questa sera parliamo di pensioni, insomma si parla tanto in queste ore di una flessibilità, della possibilità per chi lavora di andare prima via dal mondo del lavoro, ma sarà davvero così? Perché poi ci sono tanti problemi e tante difficoltà. E poi i pensionati, beh i pensionati, ne parleremo questa sera, stanno fuggendo dal nostro paese. Perché e dove vanno? Ne parleremo nel corso della puntata, ma come sempre qualcuno ci ha scritto da casa, perché insomma i nostri telespettatori sono sempre molto attenti e sensibili. Vediamo che cosa ci hanno scritto. Buonasera Melania. Buonasera a te Giuseppe, un saluto ai nostri telespettatori. Esatto, i nostri telespettatori sono attenti, stanno sul pezzo, infatti andiamo a leggere che cosa ci ha scritto questa sera il nostro telespettatore. Vi ricordo che potete mandarci le vostre domande e lettere a Roma in via Aurelia 796. Gerardo scrive: cari amici di Attenti al Lupo, sono uno di quei lavoratori penalizzati dall'aumento dell'età delle pensioni. Sono nato nel 1953 e attualmente disoccupato. Nel momento in cui credevo di essere giunto al termine della mia carriera lavorativa, ecco che con la legge Fornero questo traguardo si è allontanato. Negli ultimi giorni mi sono sentito chiamato in causa per la nuova proposta del governo sulla pensione anticipata a 63 anni di età. Si conoscono già i requisiti di accesso? A quanto ammonterebbe le penalizzazioni per l'anticipo e per i lavoratori disoccupati? Ci saranno agevolazioni? Grazie per l'aiuto, ci scrive Gerardo da Rimini. Se volete saperne di più anche voi, seguiteci, cominciate a partecipare attivamente, noi siamo in diretta e il nostro numero è 800 508 990. L'unica certezza, io dico, è la confusione, ma ne parliamo con sul fronte previdenziale, perché tutte queste notizie che escono, possiamo dirlo, disorientano un po' le persone. Ma ne parleremo e vedremo se davvero c'è qualche elemento di certezza, di sicurezza per rispondere al nostro telespettatore con i nostri ospiti, che ringraziamo. Patrizia Volponi, segretario nazionale dei pensionati della CISL. Buonasera, buonasera segretario. Buonasera. E il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale. Buonasera professore. Buonasera. Può dare lei subito una risposta, perché fa tante domande il nostro telespettatore. Poi vedremo anche queste ultime indicazioni delle ultime ore anche del Presidente del Consiglio, vedremo un filmato, ma c'è già un'idea chiara? Potrà andare via un po' prima questa persona che è già stato penalizzato dalla Fornero? Secondo me, come giustamente ha detto lei, c'è un gran polverone, non c'è nessuna idea chiara sul tema di eventualmente andare in pensione un po' prima. C'è una cosa giusta e una pura follia. La cosa giusta è quella che se uno va in pensione ad esempio 2 anni prima, poiché la speranza di vita è la stessa, vuol dire che riscuoterà più anni di pensione. E allora basta fare il calcolo, riscuoterà una pensione un po' più bassa perché riscuote più anni di pensione. Non è una penalizzazione, è un equilibrio finanziario. Decido di andare prima, prendo prima la pensione, però riscuoto molti più anni. La cosa folle, a mio parere, è questa idea che però l'anticipo della pensione la prendo con un prestito che faccio alla banca che poi glielo devo restituire. Veramente siamo alla pura follia. Segretario, il problema è questo. Tra pochissimo vedremo le parole che fanno tanto discutere di poche ore fa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ma insomma, andare prima, su tutti sono d'accordo, questa flessibilità, anche il sindacato, il Premier ha detto ne discuterò con i sindacati, però in realtà ci sarà una penalizzazione, mi sembra che il sindacato non sia favorevole, cioè se io vado prima in pensione dovrò pagare, dovrò decurtare in qualche modo la pensione, poi i modi, allora, come ha detto anche il professore, bisognerà vedere quale. Diciamo che noi come sindacato sposiamo la proposta Baretta Damiano Gnecchi che prevedeva una leggera penalizzazione per chi andava in pensione prima, a come ha detto giustamente il professor Baldassarri, in base al numero di anni che anticipava. Quindi uno che va in pensione, noi la proposta della commissione bilancio, appunto del presidente Damiano, prevede che si possa andare in pensione a 62 anni di età e 41 anni di contribuzione senza penalizzazione, o con 35 di anzianità con penalizzazione, che vanno 2, 4, 8% massimo. Ma quindi, se faccio il 4% all'anno prendo una pensione misera se mi tolgono il 4% alla pensione, no? Beh, no, non è vero, il 4% non comunque è poi così tanto. Comunque, il 4% in meno. Lei dice comunque bisogna. Ma due terzi delle pensioni stanno attorno a 1000 euro. Assolutamente, e anche più sotto. Giù, è 1000 e sotto, quindi. E allora diamo subito i nostri riferimenti ai telespettatori che magari vogliono porre delle domande, vogliono dire la loro su questo argomento, che è un argomento spinoso, complicato, ma che insomma che è molto sentito dalle persone che stanno a casa.
Le nostre coordinate, ancora una volta il numero verde 800 508 990. Qualora doveste trovare il numero occupato, fate la vostra domanda in segreteria, lasciate proprio il messaggio e poi noi lo rivolgeremo ai nostri ospiti in studio. Email attentialupo@tv2000.it e i social, siamo presenti e attivi anche questa sera su Facebook e su Twitter, basta cercare la pagina del nostro programma. E a proposito di social, allora vediamo le parole che fanno tanto discutere del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, pronunciate ieri sera, quindi poche ore fa. Vediamo. Rispetto al passato, quando si andava a pensione a 39 anni, com'era? Come 15 anni, 6 mesi, un giorno? Com'era? 14 anni, 6 mesi, un giorno? È evidente che si è fatto un balzo molto forte e con uno scalone secco che ha portato... I più sfigati sono quelli nati tra il 51 e il 52, in quegli anni lì, che hanno visto allungarsi. Stavano per andare in pensione, non hanno fatto in tempo ad andare e hanno perso il treno. E questo effettivamente è un'ingiustizia nei confronti delle legittime aspettative di queste persone. Però se guardo la prospettiva è chiaro che si andrà in pensione più tardi, ma si vivrà più a lungo. Tocco ferro naturalmente, ma le statistiche dicono questo. Allora... quello sul quale stiamo lavorando è creare un meccanismo, si chiamerà APE, così ho dato una piccola notiziola, si chiamerà APE, c'è già il simbolo, il logo, ci stanno lavorando uffici di Nannicini, quelli di Poletti, ne hanno parlato con l'INPS. Sostanzialmente questa APE sarà lo strumento attraverso il quale si potrà finalmente, e questo entrerà in vigore con la stabilità del 17, eventualmente chi vorrà anticipare con una decurtazione economica l'ingresso in pensione soltanto per un certo periodo di tempo. Quindi noi stiamo lavorando su questo, ci confronteremo con i sindacati, con i datori di lavoro, con l'Unione Europea. Il nostro progetto è sostanzialmente pronto, c'è anche il logo dell'operazione, va incontro a quelli nati in quegli anni lì, 51-53, questi nostri amici qua, che si sono visti passare a 66 anni e 7 mesi, o 6 mesi quant'è, tutto insieme. Quindi questo è un tema fondamentale. Insomma, mi sembra l'unica certezza è questo logo e questo nome, APE, professor Baldassarri, quello l'hanno studiato, però poi per il resto c'è il problema, oggi anche il ministro dell'economia ha preso un po' le distanze, dice vedremo che cosa si può fare, perché lì poi occorre trovare i soldi per fare questa operazione. Ci sono i soldi? Ma queste sono tecniche che insegnano nei corsi di comunicazione, che io comincio a definire armi di distrazione di massa, cioè fare annunci con un logo, parlare di APE su un argomento molto importante, lo può fare un economista, un giurista, un libero cittadino. Io ritengo, con tutta la simpatia, che il Presidente del Consiglio la debba smettere di fare questo tipo di annunci. Il governo parla per leggi e per decreti, tant'è che ogni volta ce le dice giustamente. Insomma, è preoccupante, perché potrebbe disorientare le persone. Negli ultimi 6 mesi annunci di questo tipo si sono succeduti un giorno sì e un giorno no di questo tipo, e ogni volta il ministro dell'economia, che a mio parere è eccellente economista ma anche persona saggia, deve un po' frenare, ma non è che deve frenare, perché poi dopo lui deve fare i conti. Sarebbe bene invertire: prima fare i conti, vedere le risorse, e poi invece di fare l'annuncio fare il disegno di legge, il decreto legge, e renderlo operativo, in modo che la gente abbia certezze, perché poi chi sta a casa pensa che le pensioni negli ultimi 6-7 mesi sono cambiate 40 volte, perché viene annunciato questo cambiamento. E d'altra parte al Presidente del Consiglio si affianca anche il Presidente dell'INPS. E lo vedremo tra qualche istante, abbiamo già i nostri telespettatori, ma lei ha richiamato il Presidente dell'INPS e vedremo cosa ha detto, anche lui poche ore fa. Una battuta, segretario, questo aspetto, l'ha spiegato il Premier, però in qualche modo poi c'è un problema della coperta. Diciamo che innanzitutto corta. L'unica cosa che mi sembra interessante che ha detto il Presidente Renzi è che voglia sentire anche i sindacati, perché finora ha lavorato un po' da solo. Ricordiamo che con la legge, con la Fornero, non c'è stata nemmeno, i sindacati non sono stati minimamente auditi, quindi il fatto che lui voglia sentire le parti sociali è sicuramente positivo, e dico esattamente quello che ha detto il professore: i conti si fanno non solo con la calcolatrice,
e quindi bisogna che il presidente Renzi, prima di fare promesse che poi non possono essere mantenute, rifletta un attimino. Quindi conti prima e poi gli annunci. Prima i conti e poi gli annunci. Posso fare un esempio al volo? Che fine hanno fatto gli 80 euro ai pensionati promessi nella prossima legge di stabilità? Non ci sono. Ecco, l'ha esposto il segretario nazionale dei pensionati. Non ci sono. Vedremo allora, vediamo subito i nostri telespettatori, poi sentiamo anche il presidente dell'INPS, che è importante sentire le sue parole. C'è in linea la signora Rita che ci chiama da Roma. Pronto? Pronto. Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio per... Grazie. Ecco. Senta, io ho una domanda da fare. Allora, io ho 61 anni e mezzo e ho un'invalidità dell'80%. Vorrei sapere se per andare in pensione ho qualche agevolazione, posso andare un pochino prima, ci sono delle, sì, delle agevolazioni, ecco. Grazie, chiaro, vediamo di darle grazie. Una risposta. Allora, in qualche modo, ci sono delle corsie preferenziali per uno che ha l'invalidità? La segretario. Legge Fornero vigente non prevede facilitazioni nemmeno in casi di invalidità all'80%, quindi la signora potrebbe percepire una pensione di invalidità, ma in quel caso dovrebbe essere invalida al 100%, per cui credo che le tocchi aspettare la riforma promessa da Matteo Renzi se vuole andare in pensione qualche tempo prima. E vedremo se davvero ci sarà. Allora abbiamo detto, l'ha richiamato il professor Baldassarri, il presidente dell'INPS Boeri. Che cosa ha detto? Vediamo. Il sistema non reggeva e lo si vedeva perché alimentava già allora dei disavanzi. Non solo, ma successivamente è stato reso ancora più insostenibile perché la crescita del vitalizio è stata più rapida di quella dei contribuenti. Quindi era chiaramente un sistema insostenibile, nonostante questo si è ritenuto di non intervenire. Rimangono dei disavanzi molto consistenti. Annualmente sono circa 150 milioni di spesa che cedono i versamenti. Abbiamo chiaramente anche valutato tutti gli aspetti di un potenziale passaggio della gestione dei vitalizi presso l'INPS, noi siamo pronti a farlo, abbiamo anche chiesto ai parlamentari di darci tutti i dati individuali sui loro versamenti contributivi e se sono disposti a che noi facciamo questo ricalcolo e che lo rendiamo pubblico, perché spesso si sente dire il mio vitalizio è sostenuto dai contributi, benissimo, noi siamo in grado di certificare se questa cosa è vera o meno. Altri vitalizi, quali sarebbero i dati dei risparmi? Dunque, i risparmi, mettendo insieme anche i vitalizi regionali, stimiamo potrebbero arrivare all'ordine di 200 milioni all'anno. Quindi si tratta di risparmi non simbolici. Se pensiamo che per esempio il programma che è stato introdotto, l'ASDI, per i disoccupati di lunga durata nel 2015 viveva su uno stanziamento di 200 milioni, quindi questo risparmio permetterebbe di finanziare per esempio quell'anno di ASDI. Chiaramente prendendo in considerazione anche i consiglieri vitalizi originati da carriere nei consigli regionali. Noi abbiamo chiesto di avere i dati per ricostruire le intere carriere e questo spero che ci vengano dati, a quel punto potremo fare dei calcoli senza tenere conto del fatto che alcuni parlamentari, alcuni consiglieri regionali hanno poi dei periodi in cariche elettive all'estero, per esempio al Parlamento europeo, questi non siamo ancora in grado di tracciarli e quindi non siamo in grado di fare questa stima. Se ci dessero le intere carriere degli attuali percettori di vitalizi e degli attuali contribuenti al Parlamento italiano, noi saremmo in grado di fare questa stima. Queste le parole del presidente dell'INPS. Chiedo subito al professor Baldassarri, davvero incideranno? È possibile tirare soldi da questi vitalizi? Però bisogna spiegare che dal 2012 non funziona più così, cioè c'è una gran polemica in queste ore anche nei giornali da questo punto di vista. Ma qui è una bella gara nel diffondere queste armi di distrazione di massa e Tito Boeri, che è un buon economista, collega economista, però deve ricordarsi che lui è presidente dell'INPS e quindi riguarda l'INPS. Perché dico distrazione di massa? Perché i numeri che ha detto lui stesso. Primo, a che titolo parla il presidente dell'INPS Boeri dei vitalizi dei parlamentari? Secondo, i vitalizi dei parlamentari fino al 2012, a mio parere, sono e restano, perché continuano a percepire quei vitalizi, uno scandalo collettivo. Dal 2012 però è cambiato il sistema e sono più o meno equivalenti ai contributi pagati da ciascun parlamentare e sono in funzione degli anni trascorsi. Un sistema contributivo. Non è proprio, diciamo, così. Per semplificare.
ecco, relativamente contributivo. Quindi dal 2012 fino qui e per il futuro saranno più o meno equivalenti al metodo contributivo. Restano quelli pagati. Però attenzione, quelli pagati nel totale, lo ha detto anche Boeri sostanzialmente, tra Camera e Senato e anche e soprattutto ancora di più i membri dei consigli regionali, ecco, alla fine portano risparmi per 200 milioni. Cioè, di che cosa stiamo parlando? 200 milioni quando il bilancio pubblico oppure il bilancio dell'INPS da solo sono 220 miliardi di pensioni, i contributi che noi paghiamo tutti all'INPS sono 2/3 e per 1/3 c'è il finanziamento pubblico, per ovvie ragioni, perché ci sono le pensioni sociali. Quindi lei dice che non risolve assolutamente nulla, no, questo. È polverone negli occhi dei cittadini, tanto per passare la settimana, perché francamente quando si dice che se li tagliamo, li portiamo tutti al sistema contributivo, risparmiamo 200 milioni, è una cosa sacrosanta da fare, ma non mi si venga a dire che è compito dell'INPS, semmai il governo che può farlo, ma il risparmio è talmente ridicolo. Il risparmio è esiguo. Serve a nascondere le responsabilità politiche di non voler tagliare quelle voci di spesa che contengono ruberie, sprechi, malversazioni, di cui viviamo gli scandali almeno una volta a settimana, che la Corte dei Conti ha stimato in circa 40-50 miliardi di euro all'anno. Segretario, qualche altra voce dice, beh, tagliamo le pensioni d'oro, poi bisogna capire queste pensioni d'oro, oltre un certo livello, in qualche allora, modo le possiamo tagliare e troviamo le risorse. Anche in questo caso ci sono, sarebbero risorse adeguate per fare quell'operazione di flessibilità in uscita o anche lì? Innanzitutto io vorrei ricordare che le pensioni veramente alte, importanti, già oggi pagano, sono penalizzate e sono ridotte del 10% e anche di più in base al loro importo. Le pensioni in essere non si toccano, noi l'abbiamo detto chiaramente, il nostro segretario generale Bonfanti l'ha detto, non si può fare cassa sempre e soltanto sulle pensioni e sui pensionati. Le pensioni non sono un bancomat. Quando parlano di pensioni d'oro, 3.000 euro lordi che sono 1.820 euro netti, mi sembra una cosa ridicola e basta. Vediamo i nostri telespettatori, sentiamoli subito. C'è Alessandro, ci chiama da Civitanova Marche, pronto? Sì. Buonasera. Buonasera a lei, signor Alessandro, prego. Buonasera. Sì, vorrei fare una domanda. Buonasera. Io sono un signore di 55 anni e ho 40 anni e 6 mesi di contributi e vorrei sapere quando potrei andare in pensione e se ho delle decurtazioni. La ringrazio. Grazie, tutti fanno la stessa domanda. Questo sottolinea quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, perché poi ci arrivano tantissime mail ogni volta che parliamo di pensioni. La gente non capisce più nulla, è disorientata ormai, perché arrivano voci di ogni tipo. Vediamo di dare una risposta, allora, di tranquillizzare o di purtroppo, o non tranquillizzare. Purtroppo al non possiamo tranquillizzare il nostro amico telespettatore, perché la riforma Fornero ha tagliato le pensioni di anzianità, non esistono più, esiste solo la pensione di vecchiaia legata all'età anagrafica. Quindi essendo lui ancora giovane, 55 anni, anche con 41 anni di contributi, gli toccherà ancora lavorare ancora. Le domande, Melania. A proposito di pensione di vecchiaia, un nostro telespettatore ci dice andrò in pensione nel 2018 con 66 anni e 7 mesi, ma eventualmente, dice, questa proposta del governo potrebbe toccare anche me, io vado senza penalizzazione, rischio di avere penalizzazioni anch'io? Assolutamente no, nel caso in cui il cittadino vada in pensione con i suoi 66 anni e 7 mesi e con i contributi giusti non avrà nessuna penalizzazione in base alla Fornero. Non faccio al segretario Volponi questa domanda perché so che si arrabbia, la faccio al professor Baldassarri, perché le pensioni di reversibilità, perché ogni tanto esce anche questa voce e la gente è preoccupata da casa, davvero verranno tagliate? Perché questa è un'altra cosa di cui si è parlato molto negli ultimi mesi. Secondo lei alla fine taglieranno questa reversibilità che spesso è fondamentale per la vita delle persone, quei 200-300 euro al mese che prendono? Ma io credo che non si tratta di tagliare nulla. La pensione di reversibilità viene data al coniuge superstite sulla base dell'ipotesi che ha contribuito anche lui al manage familiare, e quindi la pensione, normalmente la pensione del marito, che normalmente muore prima della moglie, al 50% viene data alla moglie. Quello che introdurrei, semmai,
è un vincolo di reddito. E cioè, se la moglie è autonoma, indipendente, ha una sua pensione, ha un suo reddito sopra un certo livello, beh, aggiungere anche la pensione di reversibilità a me pare non, qualcosa non, era non stato giusto. Cioè, è questa tagliata dalla legge di la 335 del 95, articolo 1, comma 41, da Bella F. Ma non è agganciata al reddito. A reddito dico, da lavoro? No, no. Come no? No, no, glielo dico perché l'ho detto qui qualche tempo fa in trasmissione. Io ho la pensione di reversibilità di mia moglie, che purtroppo è deceduta quasi 10 anni fa. Lei prende il 24%? Io prendo 250 euro al mese. Che mi è... E ho chiesto all'INPS, che era INPS anche in quel caso, dico, ma è possibile rinunciare? Perché non ha senso che io prenda. Ma hanno risposto di no. E quindi ci faccio le adozioni a distanza, voglio dire. Ma sì, ho capito, ma è un principio che dipende, francamente, un'assurdità questo. E allora possiamo proprio una battuta a 20 secondi il segretario e poi abbiamo il collegamento con il Portogallo, perché ormai c'è la fuga dei pensionati in Portogallo, ne parliamo tra qualche istante. Prego, segretario, allora, su questo la pensione punto... di reversibilità non si toccheranno per nulla, perché il governo ha presentato un emendamento alla legge sulla povertà e l'inclusione sociale e ha tolto quelle paroline che facevano riferimento al rischio delle pensioni. E allora, tranquilli, superstiti. Vogliamo collegarci con il Portogallo, perché ormai davvero c'è una fuga. Tutti dicono una fuga non solo degli italiani, ma anche dei francesi, ma soprattutto tantissimi italiani vanno a Tenerife, nelle isole Canarie, qualcuno va dall'altra parte del mondo, ma soprattutto in Portogallo. Allora, siamo in collegamento con Serena Cabrita Neto da Lisbona, che è un avvocato di uno studio specializzato in pratiche di espatrio verso il Portogallo. E so che avete... la fila di persone è così, mi spiega che cosa sta succedendo, perché i pensionati italiani vengono tutti in questo paese vicino dell'Europa, il Portogallo, a Lisbona o in altri posti, perché quali sono i vantaggi e quante persone stanno arrivando lì da voi, avvocato? Buonasera, tante ragioni, però io direi che la principale è che il Portogallo dal 2009 ha creato una serie di regole, di leggi favorevoli all'investimento straniero e in mezzo a queste leggi è risultato dall'incrocio con l'accordo per evitare la doppia tassazione con l'Italia che tanti redditi percepiti da persone individuali italiane rimanevano fuori dalla tassazione in Portogallo e anche in Italia, per cui pensionati privati che hanno pensioni di per impiego privato hanno zero tassazione se si iscrivono in questo regime specifico. Avvocato, le faccio una domanda pratica: se io percepisco un assegno previdenziale di 1500 euro lorde al mese, è vero che per 10 anni vengo lì da voi in Portogallo e ricevo la mia pensione al lordo, cioè pienamente, non viene decurtata dalle tasse per 10 anni? Quindi è così? Sì, sì, confermo che queste regole di cui parlavo risultano in questa detassazione totale, perciò riceve la pensione di 1500 euro lordi per 10 anni, sì. Qual è il costo della vita in Portogallo rispetto all'Italia? Facciamo magari un esempio pratico, se ce lo può fare, per capire. Guardi, vi posso fare l'esempio più ovvio, che è quello del caffè. Il caffè al bar qui costa 65 centesimi, perciò c'è proprio una differenza che si nota specialmente negli alimentari, nei ristoranti e anche nelle case, nell'immobiliare ancora, io direi 15-20% meno che quello che costa in Italia. C'è questa fuga dall'Italia verso il Portogallo. A Lisbona o in quali posti stanno andando gli italiani? Proprio se mi dà una risposta in un minuto e poi chiedo un parere agli ospiti di studio. Certo, specialmente a Lisbona, ai dintorni di Lisbona, perché ci sono delle zone molto interessanti anche di villeggiatura, di spiaggia, eccetera, e al sud del paese, in Algarve, nella regione dell'Algarve, dove ci sono tutte quelle famose spiagge, tantissime, anche alcuni a Oporto, comunque Lisbona e Algarve. Grazie all'avvocato Serena Cabrita Neto, dallo studio appunto di specializzato legale lì in Portogallo, a Lisbona, che cura queste pratiche di espatrio. Rientro in studio, una battuta la devo fare ai nostri ospiti, insomma. Segretario, c'è questa fuga, va in Thailandia, chi va, però moltissimi in Portogallo. C'è lei ci ha mai pensato? Io sì, ci ho pensato, vorrei andare ad Oporto, quindi un giorno mi trasferirò anch'io ad Oporto.
Quindi c'è un rischio reale. Professor Baldassarri, insomma, ma è Unione Europea fino a che punto? Perché qui ognuno decide in maniera autonoma chi tassa, chi non tassa. C'è un rischio reale di disgregare poi l'Unione Europea così? Ma guardi, le persone sono persone di buon senso. I numeri che avete detto, che diceva l'avvocato dal Portogallo, 1.500 euro lordi di pensione. Se resto in Italia mi vengono 1.000 euro netti di pensione, quindi devo campare con 1.000 euro netti. Vado in Portogallo, mi danno 1.500 euro più il potere d'acquisto in Portogallo è almeno il 30% più alto. Quindi è come se io, andando in Portogallo, avessi una pensione di 2.000 euro o, rimanendo in Italia, ho una pensione di 1.000 euro. Lei cosa farebbe al posto di queste persone? Ovviamente ci sono i vincoli familiari, le tradizioni, però oggi la tecnologia aiuta. Un volo low cost da Roma a Lisbona lo si trova, tra l'altro il pensionato a tempo prenota prima, a 40-50 euro. Quando vuol trovare i nipotini prende il volo e torna. L'unico vincolo è che bisogna stare almeno sei mesi. Beh, certo, non è che va avanti e indietro, però attenzione, è una scelta di vita. L'alternativa è: faccio il morto di fame in Italia con 1.000 euro, perché se ho la casa in proprietà già forse qualcosa, ma se devo pagarci pure l'affitto faccio il morto di fame in Italia, o con 2.000 euro equivalenti vivo bene in un paese europeo, sistema sanitario civile, con un sistema sanitario che riconosce il sistema sanitario italiano e quant'altro. La gente, ripeto, è di buon senso. Allora abbiamo proprio 2 minuti, una domanda finale per uno degli ospiti, per i nostri ospiti. Una serie di domande ci sono arrivate sull'opzione donna, tante nostre telespettatrici lo vogliono sapere, una tra tutte c'è Patrizia da Pesaro che ha 59 anni e 39 di contributi, dice io dovrei rientrare col 30% di decurtazione, si sa qualcosa? Beh, segretario, proprio a volo. L'opzione donna è già in essere, quindi basta avere 57 anni e 35 anni di contribuzione, per cui la signora c'entra tranquillamente e avrà una penalizzazione che oscilla tra un 25 e un 20% di quella che sarebbe stata la sua pensione se avesse continuato a lavorare fino a 66 anni e 7 mesi. E allora ringraziamo i nostri ospiti davvero per la presenza nei nostri studi, grazie al segretario nazionale dei pensionati della CISL, Patrizia Volponi, che ci ha dato anche questa notizia finale, che ha detto che vorrà andare in Portogallo. Quindi il che, insomma, non era preparato nulla, però voglio dire, questa cosa ci ha colpito. Senza menzionare i Caraibi, che sono anche un bel posto, un po' più lontani, ma un bel posto, costa pure meno del Portogallo. Ecco, il professor Mario Baldassarri, che invece sta facendo dei pensieri addirittura di andare ancora più lontano, però speriamo che poi qualcuno resti in questo paese meraviglioso che è l'Italia. Però ci devono essere, come dice il professor Baldassarri, le condizioni economiche per stare qui da parte dei pensionati, che altrimenti fanno scelte diverse. Grazie al professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi di Economia Reale. Melania, non ti dico dove noi andremo, perché la pensione chissà se la percepiremo un domani. Una domanda che non mi pongo. Allora, dopo di noi c'è il mio medico, parliamo di dieta mediterranea, anzi che fine ha fatto la dieta mediterranea. Invece Attenti al Lupo torna martedì 10, sempre in diretta, sempre alle ore 19, parliamo di conservazione degli alimenti. Siamo proprio sicuri di saper organizzare bene il frigorifero? Avremo delle grandi novità e dei grandi suggerimenti martedì sera, ore 19. Come sempre, Attenti al Lupo, parleremo del frigorifero di casa. Dove mettere gli alimenti del frigorifero di casa? Ne parliamo martedì. Arrivederci e buon fine settimana a tutti.